Ciao a tutti e a tutte, bentornati e bentornati. Oggi sorprendo la mia insegnante a distanza. Guardate che ho quel cartellone. Ok, sono uscita. E niente di che adesso. Oggi devo fare una sorpresa. Aspettate che adesso passo. Ok, adesso devo sbrigarmi perché il tempo non è dei migliori. Non vedo l'ora di fare la sorpresa, manca pochissimo! Allora, fatto sta, praticamente ho inventato la scusa che oggi dovrei essere a Bergeggi, mentre lei non sospetta che io sono ancora qua a Genova e che in realtà le ho mentito sulla data. Praticamente io ho detto che dal 5 fino al 10 sarei rimasta là a Savona, a Bergeggi, non potevo venire. Però lei non sa che io ho mentito, che in realtà, se posso dirvi una cosa, e dal 19 fino al 23 di settembre ci andrò veramente a Bergeggi. Scusate se prima non ho registrato, ma c'era un dottore che stava visitando mio padre, che poi devo anche, adesso che vado da lei, farò una sorpresa e vediamo un po'. Praticamente sta circa un'ora da casa mia. Adesso praticamente sono uscita pochi minuti fa e vediamo se riesco a fare una sorpresa. Ci prego, da anni che sto aspettando di fare una sorpresa. E niente di che, scusate, scusate, perché la pessima luce. E parlo anche forte perché comunque adesso lei non sospetta che sto andando da lei. Perché io ho detto che dovevo inviargli il suo regalo. Però lei non sa che io praticamente
glielo darò di persona. Guardate, non vedo l'ora, perché ha detto che volevo fare la sorpresa verso le 5 di sera, ma dato che lei forse parte, ho detto prova a farlo ora. E anche perché poi devo andare a fare, diciamo, devo andare a fare un'altra cosa, e quindi praticamente prima torno a casa meglio è. Vabbè, fatto sta, aspettate che ho la borsa che mi dà fastidio. Mi sono vestita abbastanza comoda, cioè mi sono messa le scarpe mie preferite, che sono rosa con i brillantini, poi ho messo dei pantaloni classici tipo i jeans, poi ovviamente ho una maglietta a maniche corte con sotto canottiera e ovviamente reggiseno, e poi una giacchetta per tenermi, diciamo, per tenermi praticamente caldo, perché oggi fa un po' più freschino qui. Infatti, come vedete, sta piovendo, per quello sto correndo, anche perché non mi sono neanche pettinata, quindi sembra un barboncino praticamente con questi capelli. Questa borsa mi sta dando fastidio da morire. Ok, sono riuscita a metterla dietro. Praticamente questa mia insegnante abita, come vi ho detto, un'ora da casa mia, ma non vi posso dire, diciamo, la via, perché non vorrei spoilerare qualcosa. Guardate, non vedevo l'ora di fare questa sorpresa da anni, anche perché lei mi conosce sin da quando ero in quarta superiore. Okay. Quindi fatto sta, vediamo se riesco a fare la sorpresa. Vabbè, adesso devo camminare per un po', e quindi praticamente volevo fare tipo la scatola nera con tutte le foto, ma essendo che poi il suo cellulare, quello vecchio di prima, si è rotto, non ho potuto recuperare immagini, quindi ho deciso di farle un cartellone. Non vedo l'ora di vederla. Praticamente poi adesso sto andando a casa sua, che dovrebbe esserci anche il suo fidanzato, quindi vediamo un po'. Questa borsa del cavolo. Ok, tutto sta. Praticamente 4 minuti e 24, vediamo un po'. Ciao! Vabbè, vediamo un po'. Scusi, chiedo scusa. Ok, tanto sta, ciò che avevo la telecamera scarica, ma dato che stamattina volevo registrare, ma poi me la sono dimenticata a casa, devo metterlo. Tanto ho detto, adesso che ho capito come si montano i video, posso provarci. Mamma mia, non vedo l'ora di fare questa sorpresa. Allora, fatto sta, praticamente adesso poi dal video, praticamente con Filmora 9, praticamente adesso sono accanto a un portone che non è quello dove devo andare. Praticamente adesso sto andando a attraversare, quindi praticamente vediamo un po'. Sta. Sono uscita, scusatemi che ho un po' di difficoltà a parlare, ma anche perché sto correndo, sperando che la gente mi guarda malissimo. Vabbè, fatto sta, praticamente adesso sto andando a casa di questa mia amica che si chiama Paola Rossi, posso dirlo. Praticamente gli ho detto che ero al mare oggi, sì, ho inventato cose a caso che non è vero. Fatto sta, praticamente adesso sono sotto dei ponteggi che praticamente adesso girerò a sinistra e vedrò un attimo di risparmiarmi un po' la salita, tanto adesso conosco l'abitazione. Mamma mia, sono troppo agitata. Mamma mia, respira. Adesso praticamente tra un po' attraverserò e vedrò un attimo di andare a casa sua. Ti prego, speriamo che sia adesso. Poi devo andare sulla foto della subitazione, così vedo un attimo di riconoscerla. Ehi, ciao! Fatto. Ok, fatto sta. Adesso salgo. Ok. Scusate che sono in mezzo alla strada. Vabbè, fatto sta. Aspettate che mi fa male qua. Ah, ecco. Ora respiro. Allora, aspettate che ho questa cavolo di borsa. Vabbè, fatto sta. Praticamente adesso
Non so in che via sono. Mi pare che ero venuta qua per un lavoro di mio padre, per quello conosco questa scorciatoia. Mamma mia, sono sempre più in ansia. Mamma mia. Vabbè, fatto sta, praticamente adesso... Ma in realtà posso anche iniziare il blog iniziando a dire che voglio sorprendere la mia insegnante perché oggi è il suo compleanno, dato che stasera, se non avevo tempo, scusate, sto ansimando. Quanto sta? Vediamo un po' se riesco ad andare da lei, mi incrociamo le dita. E poi vi farò vedere questo cartellone, aspettate, non so se si vede, un po' si vede qualcosa, ok. Non sapete quanto tempo ci ho messo, sapendo che compievo gli anni oggi. Voi non sapete, ma quando sono tornata dalla Sardegna ho detto mi porto avanti, faccio già il cartellone, così poi non devo avere il pensiero di farlo. E poi adesso ho finito la salita, che sono in una pista dove praticamente, mamma mia, sto ansimando. Adesso, se non vado errato, devo fare una... perché ci sono due strade e non mi ricordo dove devo andare. Mamma mia. Ok, ora sono le 10:29. Se non vado errato, dovevo... siamo andate anche qua. Ok. No, non è questa. Proviamo a salire qui. Ok. Calma, un passo alla volta. Ok. Ok, perfetto. Ok. Ah no, aspetta, mi ricordo adesso. Avevamo fatto quella strada là. Ok, mi sono ricordata perché l'ho visto. Ok, perfetto. Allora, adesso faccio attenzione perché sono in mezzo alla strada. Ok, mi sono ricordata la strada. Anche perché... praticamente in cima a questa via, oh che spottacchiato, che schifo, ci sono due scale e adesso, ah, qua fanno anche fotomontaggio, forte, no in realtà ho mentito, è un barbiere, praticamente adesso, se non arriva nessuno, perfetto, ok, ah se volete attraversare, guardate a destra e sinistra, così, praticamente, aspettate che non mi ricordo. Ok, devo andare verso di qua. È perché volevo accorciare, ma non mi ricordo mai la strada da questa parte. Ok. Ok, se vi faccio vedere accanto c'è questa via. Che, va bene, posso dirvela. Si chiama via Ausonia, dove sto andando. Aspettate. Ok. Provo a fare questa strada, ok? Speriamo che sia il punto giusto perché non mi ricordo, non l'ho mai fatta questa strada, ok? Pian piano facciamola. Ok, però che fa in modo che non cambio strada. Ok, perfetto. Allora, sperando di arrivare al punto giusto. Ok, mi sono tutta sudata. Ok, mamma mia, squatta erba che c'è. Allora, fatto sta. Mando cose a caso. Aspetta, questa non è via Ausonia. Ok. Ok. Con calma vado. Ok. Perfetto. Ok. Vado dall'altro lato così mi vedono. Sono quasi.
Meno credo, perché non mi ricordo adesso. Ah sì, so dove sono. Sono moderato, dovrei andare di là. Ok, ho riconosciuto la strada. Perfetto. Ok. Devo percorrere la salita. Ancora. Ma quanta salita c'è? Ok. Quanto sta? Sì, mi ricordo. Questa volta dopo percorso l'ultima volta. Ok. Ok. Sì, e questa è la salita che avevo fatto prima. Ok. Speriamo che sia da questa parte. Ok. Perfetto. Ok. Calma. Sono col freddo. Ok. Devo iniziare a cercare il 22. Ok. Calma. Respira. Mamma mia, come sono alta. Ok. Sperando che sia la strada giusta, perché non me la ricordo adesso. No, questa che è là. Questa strada non l'ho mai fatta. Di ritorno forse, ma... Scusate, sto un po' improvvisando perché non me la ricordo. Perfetto. Non è, questo non è. Devo andare sopra. Devo camminare in mezzo alla strada. Ok. L'ho tutta bagnata perché sono tutta sudata. Ok. Calma. Ora faccio la salita. Ok. Scusate che c'è il cartellone sulla telecamera. Allora. Ma questo... Ok. Speriamo che sia questa la strada giusta. Ma mi pare di sì, perché la so riconoscere. Eccola. Oh, sto morendo di caldo. Ok. Perfetto. Allora, se non vado errato... che caldo. Devo togliermi assolutamente questa roba, perché sto morendo di caldo con questo giaccone. Ok. Allora. In pratica, sono quasi arrivata. Mi ricordo che avevamo fatto questa strada di ritorno quando stavo tornando da casa sua un anno fa. Ok, allora, praticamente adesso facendo continuamente la salita sono accanto a una villa, che grande. Allora, in pratica sono qui. Guardate che bella villa. Sempre che i proprietari non mi vedano. Ok, adesso sta. Adesso calma, ci sono quasi. Allora. Ok. Allora. Perfetto. Ok. Sono arrivata a 15 minuti. Allora, ci faccio un video un po' più lungo del solito. Ma spero che vi piaccia. Ok? Perché con l'estate io non sono capace. Ok. Sono uscita. E scusate se ogni tanto mi... Scusate. Faccio così. Mi gratto. Ma perché ho meno 5 punture di zanzare sulla gamba e mi stanno protendo tantissimo. Ok, dovrebbe essere questa. Sì, è questa. Ok, sono quasi arrivata. Credo che sta quella alla casa. Ok. Allora. Ah, devo ricordarmi che non devo dire nulla, che lui non sa che sono qua. Che è un autobus. Che carino. Ok, ci sono quasi. Mi ricordo la strada. Sì, l'ho vista dalla mappa. Dovrebbe essere uno di questi palazzi qua. Lo stivale, che schifo. Ok, devo essere quasi arrivata, sono tutta rossa. Allora, aspettate che mi appoggio un attimo, perché sto morendo di caldo, aspettatemi.
sempre qua. Aspettate che adesso mi tocco questo giubbotto. Ok. Ok, ci sono quasi. Ok. Ho messo dentro la borsa, tanto è grande. Ok. Allora. Aspettate che adesso registro. Eccomi. Allora, ci sono quasi. Allora, a quanto ho visto dalla mappa, dovrebbe essere più o meno una di queste. Ok. Ok, esattamente come era nella mappa. Però ecco, fai in modo che sia una di queste. Ok. Allora, oh, oh, oh. Ok, dobbiamo vedere se è in casa, perché altro, perché... Dovrebbe essere quella. È gialla. Aspetta, fammi vedere. Questo è il numero 18, non è questa. Ok. Perfetto. Ok. Calma. Ci sono quasi messa. Sto lacrimando. Non so se è questa, ma proviamo. È una rana. Ok. Non vedo nulla. Proviamo a vedere se è questa. Ok. Ok. Va bene. Aspetta, fammi vedere se per caso è questo. Ok, fammi vedere se è questo. Aspettate, fammi vedere la foto. Ciao a tutti e a tutte, per la sorpresa Paola, scusate se non ho registrato, ma avendo paura che mi potesse dire qualcosa non ho registrato, infatti sono bagnata per la doccia che sono appena tornata a casa. Scusate se non ho ripreso la sua reazione, ma è rimasta molto contenta. Poi monterò il video, vi faccio vedere la foto che ho fatto con il cartellone che l'ho fatto, io con il cartellone, e quindi adesso vado a montare il video e aggiungerò questa piccola parte. Spero che questa sorpresa vi sia piaciuta. Lasciate like e iscrivetevi al canale se anche voi avete mai fatto una sorpresa alla vostra migliore amica per il suo compleanno, o anche una vecchia insegnante che conoscete. Ah, suggeritemi qui sotto nei commenti, anzi scrivetemi di dove siete, se volete anche scriverlo il vostro anno di nascita, così forse potrò fare qualche altra sorpresa. Per oggi è tutto, da Asia Bianchi out.